tirare un po' le fila, diciamo, della... Abbandonare il tunnel della violenza e della solitudine, questi gli obiettivi di un'altra via d'uscita, progetto attraverso il quale saranno formate 10 donne vittime di violenza per il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro. Non più solo assistenzialismo psicologico, insomma, ma una vera strada da seguire per il proprio futuro. Ai nostri microfoni l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, e Gerardo Luongo, rappresentante del Consorzio del Terzo Settore. Beh, è un progetto importante intanto perché si parla di autodeterminazione, di autonomia, di indipendenza, e l'autonomia e l'indipendenza sono la base per l'emancipazione, anche proprio per liberarsi da una condizione estrema di oppressione, di limitazione che la violenza rappresenta. La violenza contro le donne è una violenza che riguarda tanti ambiti, non è soltanto la violenza fisica, che già di per sé è chiaramente una cosa assolutamente devastante, ma è una dipendenza che può essere psicologica, che può essere materiale, che può essere economica. Tutte queste forme di soggezione di una donna nei confronti di un uomo chiaramente portano ad una mortificazione anche della propria autostima, della propria consapevolezza, rispetto invece a delle capacità che vengono messe da parte dalla donna stessa. Quindi sicuramente l'autonomia e l'indipendenza economica, ma non soltanto economica, risultano essere proprio una chiave per riuscire ad uscire poi da altri tipi di violenza. Un bando è per intitolato Un'altra via d'uscita e per la formazione di 10 donne vittime di violenza che saranno poi inserite nel mondo del lavoro. Questo bando per noi è un'innovazione perché esce fuori dai crismi normali del servizio dei centri antiviolenza, nel senso che fino ad oggi si è dato aspetto al semplice assistenzialismo per le donne vittime di violenza, quindi con l'assistenza psicologica, con l'assistenza per i familiari. Con questo progetto noi faremo altro che dare l'opportunità di inserimento lavorativo a queste 10 donne prescelte. Un primo vero passo verso nuovi servizi applicativi e di alternativa alla violenza. Un progetto che intende focalizzarsi sugli aspetti più importanti del reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Ma ascoltiamo Giovan Paolo Gaudino del Consorzio Core. Si focalizza sull'inserimento lavorativo. Pensiamo che alle donne, come così a tutte le persone che vivono momenti di difficoltà, c'è bisogno di un accompagnamento attraverso i servizi di cui ce ne occupiamo quotidianamente e di cui si occupa questo progetto. Ma il passo in più è avere una visione ampia. Le persone riacquistano la loro personalità e la loro autonomia attraverso l'inserimento lavorativo. Il lavoro è la prima risposta del welfare.